siccome era da tempo che non venivo in sala stampa, ma non perché ero squalificato, quindi mi era impossibilitato, tranne quella prima, la prima partita col Porto d'Ascoli, e mi dispiace, chiedo scusa alla stampa, che è giusto che sia così, però ero un po' troppo nervoso e non andava là in quel momento. Partiamo da Termoli, perché giustamente noi, il percorso mio della mia gestione è partito da un mese a questa parte, e Trastevere penso che non poteva incidere per quanto riguarda, era un allenamento, e quindi poi dopo ci sono stati tanti cambiamenti, sono andati via 7-8 giocatori, sono arrivati altri giocatori funzionali a quelli che sono il nostro modo di vedere il calcio. Domenica a Termoli era stata una settimana un po' particolare, non l'abbiamo detto, però noi siamo stati con dei giocatori che tutta la settimana hanno avuto la febbre, infatti io avevo chiesto alla società di poterla rinviare, avevamo i due portieri, Spinelli, eravamo in netta difficoltà e comunque la stavamo cercando di portarla alla fine, a termine. Anche il pareggio poteva essere, anche se noi non dobbiamo mai giocare per un pareggio, per qualcos'altro, perché noi siamo il Chieti e dobbiamo sempre imporre il nostro gioco, però domenica era così. A me quello che è piaciuto anche oggi, e grazie per quanto riguarda sia Mercuri che per quanto riguarda Paglia, noi l'abbiamo studiata così la partita, perché abbiamo visto che loro facevano fatica quando entravano gli interni, siccome abbiamo fatto in settimana dei video, e noi l'abbiamo studiata in questo senso, di far entrare sempre gli interni per cercarli, perché loro sui quinti poche volte riuscivano a fare la fase difensiva. Ci è andata bene, è stata bene. Anche l'entrata di Cesare, sappiamo che abbassavano i ritmi, o quantomeno loro si spingevano in avanti, se la partita andava in un certo modo è andata bene. Sai, sono quelle partite dove la prepari in un modo e ti viene bene. Dobbiamo rendere omaggio al nostro presidente, che è quello il quale ci dà la possibilità di poter lavorare in un modo ed essere fieri di indossare questa maglia, perché è una maglia gloriosa, e oggi proprio sono 100 anni di questa maglia, quindi l'abbiamo cercato in tutti i modi di poterla onorare. Ogni qualvolta gli ho chiesto dei giocatori, perché tutti quelli che sono arrivati ho fatto richiesta io, e mi hanno accontentato su tutti quelli che sono i calciatori che ho richiesto, quindi faccio un plauso alla mia proprietà, perché è giusto che sia, non sempre tu riesci in corsa d'opera a cambiare 8 giocatori e mandare via 8 giocatori, quindi c'è da fare un plauso alla proprietà. Sicuramente c'è qualcos'altro che potrebbe cambiare, sicuramente, ma sempre in virtù di quello che possa dare a questa maglia. Io, a me farebbe piacere, se mi permettete, di fare un plauso alla mia squadra, perché sono dei giovani, spesso, mi dispiace dirlo, magari voi siete abituati sicuramente a un calcio un po' più glorioso e quant'altro, questi qua ci mettono passione tutta la settimana, vi posso garantire che non si tirano mai indietro, e questa vittoria è figlia di questo, di ragazzi che spesso si sentono dire che non sono all'altezza di poter mettere questa casacca. A me fa veramente piacere, perché questa vittoria è dedicata proprio a questi ragazzi che durante la settimana veramente sputano, vanno oltre quelli che magari potrebbero essere anche dei tipi di allenamento, perché sopportare me non è semplice, questo ve lo posso garantire, e quindi loro fanno veramente tanto, quindi questa vittoria è figlia di lavoro sudato durante tutta la settimana, e quindi complimenti, è dedicata ai miei calciatori. Intanto partirei dal fatto che fino all'episodio del rigore mi sembra che c'era stata solo una squadra in campo e aveva tenuto bene il campo. E l'episodio del rigore andiamolo a rivedere, perché sono molto curioso, perché mi sembra che il fallo sia cominciato molto fuori dell'area di rigore e il giocatore si sia buttato dentro l'area di rigore, quindi già, e questo ha condizionato la partita. Detto questo, noi siamo caduti nell'errore di andare dietro alle risse, dietro alle perdite di tempo, e magari dovevamo concentrarci più sulla partita, su quello che sappiamo fare, su quello che solitamente facciamo. Evidentemente oggi è stata una giornata storta e non siamo riusciti più a rientrare in partita, abbiamo cercato di rimetterla un po' in movimento anche con i cambi, cambiando anche il modulo di gioco e tutto, ma probabilmente oggi è stata una giornata negativa dopo quell'episodio che ci ha girato sicuramente contro, da rivedere. E non dimentichiamo che prima del rigore abbiamo fatto un palo con Zani, un bel tiro dal limite dell'area, e sinceramente c'era stata solo una squadra in campo che ha cercato di far gol e di vincere la partita fino a quel momento. Poi, ripeto, l'episodio ha cambiato l'andamento della partita, ha cambiato gli equilibri in campo, noi siamo stati polli, tra virgolette, a cadere dietro le mischie, dietro, noi dobbiamo pensare a giocare, a fare quello che sappiamo fare, questo è il nostro obiettivo. Però non possiamo attaccarci sempre a alibi, a scuse, a scusanti, perché una volta manca Brozovic, una volta manca un altro, una volta ne manca un altro ancora. Quindi la squadra è questa, una squadra sicuramente molto giovane, che ha grandissimi margini di crescita, e anche oggi, se andiamo a vedere la panchina nostra, erano tutti ragazzini. E quindi noi dobbiamo lavorare su questo. Sicuramente anche questa partita ci servirà per fare bottino di esperienza, perché quando ci sono campi
come questo, dove il pubblico è caldo, dove la squadra che in casa non vuol perdere, una squadra che, voglio dire, è lì, è una classifica vicino a te, bisogna fare tesoro di queste cose e pensare che dobbiamo fare il nostro lavoro, il nostro gioco, punto e basta. Sì, è stata una settimana dura, dove abbiamo passato una settimana non bella, senza sorrisi, e se manca questo l'aria è pesante, però abbiamo fatto di tutto per accontentare soprattutto i tifosi, per quelli che sono venuti a Termoli, hanno visto questa nostra brutta prestazione, e abbiamo fatto per noi, per loro e per tutta la gente che è a Chieti. E sono contento di questo, del gol finalmente arrivato, ma sono soprattutto contento che la squadra ha portato a casa il risultato. È la mia prima vittoria qui a Chieti e sono veramente soddisfatto di tutto. E arriviamo da una sconfitta molto pesante, però sono stato sereno, messo la palla lì e è arrivato il gol. Oggi mi è piaciuto proprio l'atteggiamento palla al piede della squadra in possesso palla, perché veramente abbiamo giocato a calcio e poi al secondo tempo ci siamo messi lì, non sapevamo che andavamo a prendere gol e non l'abbiamo preso per nessun motivo, abbiamo lottato su ogni pallone.